Amici e amiche carissimi, siamo giunti con l'aiuto del Signore alla 17ª puntata di questo ciclo di catechesi, Danno un senso alla vita di cielo, che la volta scorsa, come ricordavo, ha conosciuto una puntata, diciamo, di svolta, perché siamo passati, diciamo, dalla parte, come dire, ricognitiva, quindi del cercare di capire come stiamo messi oggi, sulla base della nostra storia, sulla base del nostro presente, ricevendo anche dei criteri, dei parametri per capire un pochino quello che accade dentro noi stessi, quindi per avere discernimento. Adesso inizia, diciamo, la parte costruttiva ed inizia dalla proposizione, evidentemente, quindi dalla proposta, dalla presentazione, dall'illustrazione, se vogliamo, di quello che noi siamo, abbiamo visto la volta scorsa, anzitutto agli occhi di Dio. E la puntata precedente è assolutamente fondante, fondativa e importantissima, perché la percezione positiva di noi stessi e la scoperta del nostro vero, se qualcuno lo chiama, io lo chiamo qualcun altro, non fa niente, insomma, no? E non può non passare attraverso tutto questo. Noi non possiamo e non dobbiamo, e vorrei anche aggiungere, non vogliamo permetterci di crogiolarci in una visione negativa, decadente, deprimente, distruttiva di noi stessi. Il passaggio fondamentale da comprendere è che tutto ciò che ci portiamo dietro distorto, e potrebbe anche essere tanto, non poco. Non si tratta qui di farsi illusione, di fare finta che il male non ci sia, né che non ce lo portiamo dietro, né che non l'abbiamo fatto. Non è questo. Ma dobbiamo acquisire un concetto fondamentale. Adesso non vorrei fare il filosofo, ma fondamentalmente il male non ci appartiene. Siamo mai chiesti perché, come dice la bellissima preghiera eucaristica numero 4, e come la Chiesa ha sempre insegnato, no? Come mai il Signore ha condiviso in tutto con noi eccetto il peccato? Qualcuno potrebbe dire, ma se non ha conosciuto il peccato che noi conosciamo, che uomo è? Che uomo è uno che non è un peccatore? È veramente un uomo? Sto provocando, evidentemente, no? Che rispondiamo? Adesso non cominciamo a dire, no, non posso dire così perché se no, cosa pensiamo noi? Cioè, il peccato fa parte della nostra natura? Il male ha qualcosa a che fare con noi? O è una realtà che si è giustapposta? È una sorta di parassita. Abbiamo visto le zecche che si attaccano agli animali. Quelle gli succhiano il sangue, ce l'hanno appiccicate. Non se ne riescono a togliere da solo. Gli animali dobbiamo aiutarli noi con qualche trattamento, se no le zecche non se le tolgono di dosso. E noi dobbiamo percepire tutto il male che può esserci in noi, sia come male ricevuto, sia come male commesso, sia come male che in qualche modo ci ritroviamo, difetti, modi di essere, modi di fare, come un qualche cosa che non ci appartiene. Purtroppo, dobbiamo farci i conti. E attenzione, noi lo facciamo nostro quando gli diamo la libera e volontaria adesione, e quindi non è che si scherza con queste cose, eh? Quindi fare nostro il male, quindi portare la nostra volontà con un atto consapevole sul male è un disastro, eh? E se moriamo in queste condizioni senza esserci ritratti da questa condizione, andiamo a finire malamente. Quindi attenzione a capire bene il senso delle cose che sto dicendo. Però sto parlando del livello profondo, quello che filosoficamente si chiama ontologico, quello che appartiene al tuo essere in quanto tale. A noi il male non ci appartiene. Se a noi appartenesse il male, dovremmo, se alla natura umana appartenesse il male, dovremmo dire che Gesù Cristo, sì, forse sarà pure Dio, ma veramente uomo? No, perché non ha conosciuto il peccato,
La Madonna addirittura non è una dea, ma quindi ma sarà veramente una di noi oppure no? La Madonna Immacolata, la Madonna dei peccati non l'ha mai fatti. Quindi, attenzione, siamo noi a non essere veramente uomini e donne? O sono Gesù e Maria a non essere veramente uomini e donne? Bella domanda questa, ci abbiamo mai pensato? Quindi attenzione, questo per dire subito, chi vorrà fare seriamente, o l'ha già fatto, glielo auguro, è meglio per lui, un percorso di conversione, di santificazione e di liberazione. Attenzione, molta gente pensa che la fede, la religione, sia qualche cosa che, come dire, ti porta un po' fuori dal mondo. Quando è vissuta che uno diventa un pochino fissato, no? Quindi diventa un po' bigotto, oppure bizzo, va a messa tutti i giorni, sta con la testa tra le nuvole, sta sempre a pregare, d'accordo? Ecco. Nell'immaginario collettivo mi sembra a volte circolare un po', quindi o una visione, come dire, della fede, allora c'è la visione superficiale, quindi io sono cattolico e se muore qualcuno vado in chiesa. Se faccio il 25esimo del matrimonio, mi vado a far benedire, no, gli anelli dal prete. Se mi devo sposare, oggi sempre meno. Insomma, vabbè, che fai? Non ti sposi in chiesa? Oggi sempre meno. Però, se muore un familiare, che non gli fai il funerale? Se mi nasce un figlio, che non gli fai il battesimo? Quindi sopravvive ancora una fascia abbastanza larga per la mia esperienza di parroco, almeno a quello che appare, poi non ci sono nei cuori delle persone, di gente che campa così. Poi c'è qualcun altro che fa della fede, come dire, un compartimento stagno. Cioè la vita è una cosa, quindi la vita reale di un essere umano è una cosa, ok? Poi ogni tanto uno apre una finestrella con cui si afflata, se faccio, se butto una finestra, e guarda qualcos'altro, guarda un po' per aria. Quindi dice la preghiera, entra in chiesa, accende la candela, partecipa alla funzione, si chiama così nel linguaggio comune, a quella bella funzione, eccetera, eccetera. Quindi rimane comunque qualche cosa di sporadico, episodico e che non c'ha niente a che fare con la vita. Cioè, il discorso, figlioli miei cari, un sacco di gente pensa che la fede e la vita non c'hanno niente a che fare. Niente. Cioè sono due cose completamente astruse. Cioè la religione è un'altra cosa rispetto alla vita. Cioè se io voglio essere religioso posso anche essere religioso, ma poi la vita che si vive è un'altra cosa. Noi pensiamo questo? La volta scorsa ho citato San Giovanni Paolo II, lo cito anche oggi. Cioè, San Giovanni Paolo II, mettendosi dentro tutta l'amplissima tradizione bimillenaria della Chiesa, affermava che l'uomo ritrova se stesso solo alla luce del Verbo fatto carne. Non trova semplicemente Dio, trova se stesso. Se noi faremo questo percorso, noi troveremo il nostro vero io. Preferite il vostro vero sé, chiamatelo come vi pare, d'accordo? Non è un po', facciamo problemi di. Le terminologie sono sempre, come dire, limitate, hanno i suoi pro e i suoi contro, ma tu troverai te stesso. E sarai contento di trovare te stesso, perché se noi. L'abbiamo visto la volta scorsa, se noi conoscessimo veramente chi siamo, noi moriremmo di gioia. Il nome nuovo che ci è stato dato da nostro Signore, che chi ci andrà lo scoprirà in paradiso, dice qualcuno, qualche fonte circolante, appare attendibile, che se noi lo conoscessimo adesso, se a me nostro Signore mi dicesse, guarda, Leonardo Maria, caro mio sacerdote, lo sai qual è il nome che io ti ho dato? È questo. Io morirei all'istante di gioia. Non sarei in grado di sopportare un godimento così grande in questa terra.
Non si muore soltanto di dolore, si può morire anche di gioia, cioè ci può essere un qualche cosa che è troppo, troppo grande, non la reggi. Quindi certamente non arriveremo a tanto, però a qualcosa sì. E trovando noi stessi, noi troveremo anche ogni altro essere umano. Ricordiamo sempre che il comandamento, il grande comandamento, si chiama grande perché viene dopo il grandissimo comandamento, che è il primo, che oggi è abbastanza dimenticato. Si parla molto del secondo, ma del primo poco. Comunque il grande comandamento, che è il secondo e che è simile al primo, è amerai il prossimo tuo come te stesso. Che è stata messa proprio oggi, avrà sentito nel Vangelo. Come io vi ho amati. Noi non potremo mai né amare noi stessi e nemmeno amare il prossimo come ci ha amato Gesù, perché sì, dobbiamo tendere a questo, no? Sapete che quando nel Vangelo ci sono alcune cose che Gesù, come comandamento, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Cosa sta dicendo il Signore? Tendi alla perfezione, quindi vai, non ti fermare, perché stai tranquillo che per quanto santo puoi diventare. Se c'è sempre qualcos'altro da aggiungere, non ci diventi, non, come la Madonna non ci può diventare nessuno, quindi se chi ci arriva la Madonna, nessuno, d'accordo? Quindi continua a camminare, non ti accontentare mai, non pensare mai di essere arrivato. Ecco, come io vi ho amati, non ci arriveremo mai, siamo proprio tranquilli, eh? Non voglio contraddire il nostro Signore, ma il Signore sta dicendo: guarda, che per quanto tu ti possa pensare che ami il prossimo, anche che hai imparato ad amare te stesso abbastanza, come ti ho amato io, non ci sei arrivato. Quindi vai oltre, d'accordo? Vai oltre. Perché Gesù vede in noi quello che nessuno di noi può vedere, perché è Dio. Vede chi sei tu veramente. Oggi vedremo, se il Signore ci aiuta, qualche cosa di come è fatto alla luce della fede, dell'antropologia e della psicologia, chiamiamole filosofiche, l'essere umano, tradizionalmente parlando, in base alla ricostruzione che ognuno di noi potrà poi, come dire, confrontare con i dati di fatto empirici che conosciamo dalla vita. Perché dobbiamo noi certamente conoscere qualcosa di noi stessi e di ciò che ci caratterizza, capire qualche cosa di che cosa è l'anima, che cos'è l'anima, però qualcosina, d'accordo, qualcosina, come funzionano le nostre facoltà spirituali, cosa sono le nostre passioni, eccetera, no? Quindi qualcosina dobbiamo capirlo. Dobbiamo anche rivedere insieme qualcosina sulla perfezione con cui l'uomo uscì da Dio, perché noi non soltanto oggi non ci conosciamo, ma noi non siamo più, noi non siamo quello, non siamo come siamo stati pensati, perché la fede ci insegna che noi viviamo in uno stato di natura decaduta, rovinata, non distrutta, ma parecchio messa male. Adesso abbiamo cominciato la catechesi di oggi con la canzone dei miei cari amici di Desan, che è A te la scelta su chi sarai. Tutto questo patrimonio che noi ascolteremo, probabilmente in parte lo conosciamo già, forse per qualcuno sarà qualcosa di nuovo. Dovrà essere oggetto della nostra riflessione e confrontarci e dire: mi convincono queste cose? Perché la fede dà delle risposte, ma evidentemente sono risposte di fede. E la fede è una scelta certamente suscitata, provocata da Dio, ma che chiama in causa la nostra libera volontà. La fede è un atto volontario. Ci voglio credere o non ci voglio credere? Pascal, che radicalizzava molto l'aspetto della volontarietà dell'atto di fede, non esitò a dire che la fede è una scommessa. Scommetto, ci voglio credere, speriamo che non mi sono sbagliato. Tanto
tranquilli che non ci sulla fede non c'è nessuna possibilità di sbagliarsi. Si sbaglia chi la fede non ce l'ha, sicuramente, con tutto il rispetto per chi, evidentemente non avendocela, pensa di non sbagliarla, no? Ecco, di non sbagliarsi, scusate. Allora, chi è l'uomo, quindi? Come è fatto l'essere umano? Io seguirò un pochino la sintesi, certamente un pochino adattata, che della psicologia e dell'antropologia fece a suo tempo San Tommaso d'Aquino, perché è stata poi, diciamo, ripresa da tanti autori spirituali e anche molto molto diffusa in letteratura spirituale, quindi chi si legge qualche libro di qualche autore o di qualche santo, per esempio, se uno gli venisse la voglia di leggersi San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, se non conosce le cose che sto dicendo oggi, non capisce quasi niente. Quando parlano degli appetiti, delle potenze spirituali, non capisce niente. Cosa sono tutte quante queste cose? Allora, chi è l'uomo? Sappiamo anzitutto che ci sono nella creazione, questo è un dato abbastanza, come dire, abbastanza chiaro dentro un orizzonte di fede, d'accordo? Fuori della fede sono chiare soltanto le cose inferiori, no? Ci sono dei gradi di essere differenti. Allora, Dio sappiamo bene che è puro spirito. Dalla rivelazione cristiana sappiamo che Dio è uno nella natura, è trino nelle persone, vive in un regno di luce e di gloria infinita che non possiamo definire meglio di così perché non possiamo immaginarselo. Sappiamo che le prime creature che ha creato Dio erano molto simili a lui, nel senso che erano creature puramente spirituali, si chiamano i puri spiriti, o se si preferisce, gli angeli. Angeli, che secondo la tradizione della Chiesa, antichissima e accettata, sono tra loro suddivisi in 9 cori, dal più grande al più piccolo. I serafini, i cherubini, i troni, le dominazioni, le potenze, le virtù, i principati, gli arcangeli e gli angeli. Questi sono i 9 cori angelici. Sappiamo che ci fu un problema grosso, cioè gli angeli furono sottoposti come gli uomini ad una prova di fedeltà a Dio. Cosa questo sia, vedremo se sarà il caso poi di affrontarlo più avanti. Alcuni superarono la prova, altri si ribellarono e si pervertirono in maniera irreversibile. Capeggiati dal principe degli angeli, il cui nome prima di cadere era Lucifero, il più bello e il più grande a quanto pare tra le creature angeliche, si rivoltarono e si pervertirono. Il male, attenzione, dentro l'orizzonte della fede, ha questa genesi. Il male è stato un atto volontario, prima che umano, angelico. Con una grande differenza che c'è tra un atto angelico e un atto umano, perché questo lo spiega bene San Tommaso, purtroppo ci si dovrebbe fare un ciclo a parte, queste puntate sono funzionali da andare anche un pochino avanti, quindi chi vuole approfondire, approfondisca, io non so cosa dire, no? Ecco, fate un atto di fede, un puro spirito. Lo spiego minimamente. Quando al primo atto che compie volontario, che cosa succede a differenza di noi? L'atto che compie lo determina irreversibile in eterno. Vi siete mai chiesti perché, secondo la fede, cioè, si può pregare per la conversione dei demoni? Avete mai sentito questa cosa? Si può pregare per la conversione delle anime dannate? In generale noi non sappiamo chi è dannato, ma come si prega al Signore? Ti prego che si convertano le persone che non conoscono il tuo amore, no? Questo non sappiamo, magari chi sono, ma si può pregare il Signore, Signore, fai convertire Lucifero, fallo tornare buono, si può fare questa preghiera.
Sì o no? Si può pregare al Signore, fai diventare buone le anime dannate? Sì o no? Non si possono fare queste preghiere. Non si possono e non si devono fare. Perché queste creature non possono più tornare buone. Perché questo accadesse, come dire, Dio dovrebbe distruggerle e rifarle ex novo. Perché una volta che la volontà di un puro spirito si è portata su una cosa cattiva, non se ne può più distaccare, perché la differenza che c'è tra un puro spirito, noi questa possiamo capirla, come dire, molto molto intuitivamente, perché noi non siamo puri spiriti, noi siamo esseri umani, d'accordo? E una volta che un puro spirito porta la sua volontà su un oggetto cattivo, a differenza di me, voi sapete che quando noi facciamo qualcosa di male, è vero che spesso e volentieri la campanellina della coscienza un pochino suona, ma è anche vero che noi possiamo farci un sacco, possiamo farci un sacco di ragionamenti astrusi e di convinzioni, ma che dobbiamo presentare in qualche modo anche quello che mi sembrerebbe male come positivo, cioè noi non siamo mai sicuri proprio al 100% che una cosa che percepiamo essere male è realmente male, anche perché gli effetti di quel male fatto noi non li vediamo in maniera così immediata ed evidente. Faccio un esempio, tanto per fare: se uno dice una bestemmia, non è che gli crolla subito il mondo in testa, per dire, no? E magari si comincia a giustificare, cioè, ma ho perso il lume della ragione. Non lo volevo manco di apposta, che sarà mai, ma è scappata. D'accordo? Altra cosa, cioè, tu vai a offendere Dio, ma nessun essere umano ha un'idea adeguata di chi sia Dio, perché se uno ci avesse un'idea adeguata di chi sia Dio, ma si farebbe tagliare 500.000 volte la lingua piuttosto che osare minimamente, ma non solo bestemmiarlo, ma anche pronunciare il suo nome invano. Che succede? Dio ci dà un comandamento e tu quel comandamento, anche se non lo percepisci, se c'hai la fede, dici: questo non può, non, finito, non lo faccio. E qui sta anche il merito della fede, no? Oh, per gli angeli non è così. Perché l'angelo, facendo per assurdo un esempio del genere, se tutte le bestemmie che dice il diavolo, perché le dice il diavolo le bestemmie, come? Lui le dice ben sapendo quello che fa, lo sa bene chi è Dio, lo sa bene chi è lui, lo sa bene che Dio non c'ha niente per cui debba essere bestemmiato, non fa niente di storto, non fa niente che non... e lo fa lo stesso. Quindi la malizia pura degli spiriti cattivi è proprio allo stato puro, cioè è fare il male ad occhi aperti al 100%, non solo vedendolo, ma anche rendendosi conto di tutti i macelli che comporterà quella cosa, di tutte le altre conseguenze negative. Questo è quello che San Tommaso spiega molto diffusamente, che io sto dicendo in tre parole. Allora capite, una scelta di questo genere determina una tale adesione della volontà a quella cosa perversa che è peggio che se tu attaccassi qualche cosa con il Bostik. Non si stacca più. Noi esseri umani invece ci possiamo convertire perché, proprio per il fatto che non siamo puri spiriti, ma la nostra anima è unita al corpo, fino a quando siamo in questo mondo a livello empirico, noi possiamo dire, ad esempio, l'intelletto, che è una facoltà spirituale, fino a quando io sto qui, funziona attraverso l'organo corporeo che si chiama cervello, che è materiale. Oggi ne sanno abbastanza, non molto del cervello, per essere proprio sinceri, abbastanza però. Quindi, e questo fatto determina una imperfezione strutturale. Capite? Io non è che conosco le cose in maniera intuitiva, quindi colgo l'insieme con tutti quanti in essi connessi. No, noi conosciamo le cose in maniera sempre deduttiva, in maniera raziocinante, collegando immagini, idee, concetti e a fatica. E non giungiamo sempre ad una conoscenza, come dire, chiara. Questo
Quindi che succede? Se faccio qualcosa di male, che lo percepisco essere male, se lo percepisco sono colpevole di averlo fatto, ma la mia volontà non si è attaccata a quel male al punto tale da causarne una impossibilità di ritrarmi. Ecco perché noi non dobbiamo mai giudicare e condannare nessuno, perché la creatura apparentemente più malvagia tra gli uomini può convertirsi fino a quando rimane su questa terra. Questo è uno dei motivi, non l'unico, per cui Gesù ha detto di non giudicare per nessun motivo. Allora, scusate se mi sto dilungando un pochino. Dopo aver creato gli angeli, viene creato l'uomo. Anche l'uomo, in base al racconto della Genesi, qui dovremmo fare una prima scelta di campo, di fede o di non fede, a prescindere dal significato che evidentemente dietro le immagini del libro della Genesi, ci sono delle realtà profonde su cui molti hanno già pensato, si sono interrogati, e ci possono essere una gamma di possibili posizioni possibili, d'accordo? Accettabili. La cosa fondamentale, alcune cose la Chiesa le ha insegnate, quindi com'era lo stato di Adamo prima del peccato originale. La teologia cattolica questo lo sa, ok? Per quanto è possibile. La caduta dell'uomo è stata provocata da questi spiriti malvagi. Questo è un altro dato rivelato. I quali spiriti malvagi hanno come fine la corruzione del genere umano, cioè di trascinare tutte le creature capaci di godere la felicità e la beatitudine che Dio è e dà ai suoi servi fedeli nella loro rovina. Anzi, non hanno nessun altro scopo che questo. Anche qui, se noi sapessimo quanto demoni, quanto male ci vogliono, ci prenderebbe un colpo. Come rimarremmo estasiati conoscendo quanto Dio ci ama, rimarremmo terrorizzati conoscendo quanto i diavoli ci odiano. Ma tanto. Ok? L'uomo creato perfetto, dopo la caduta, ha cominciato un processo di, questo è quello che si legge nel libro, di involuzione progressiva. Quindi, sapete come dice, come siamo caduti in basso, fino ad arrivare a un punto. In questi giorni sto rileggendo, sto ripassando i testi in ebraico che sono bellissimi su questo, sul diluvio universale, che a un certo punto Dio dice: mi pento di aver creato l'uomo, è tale e tanta la sua malvagità, chissà che era successo, come si erano ridotti la razza umana prima del diluvio universale. Veramente. Qualche pensierino vedendo come siamo ridotti anche adesso, cioè di analogia e somiglianza, a me ogni tanto mi viene, è detto proprio tra parentesi e chiudiamo la parentesi, no? Con il diritto universale che cosa succede? C'è un, oggi noi diremmo c'è un reset, quindi c'è un c'è un azzeramento, quindi c'è una ripartenza, diciamo così, ok? Viene conservata la parte sana di ogni specie vivente e si riparte. E comincia poi, dopo la Torre di Babele, dopo l'incidente della Torre di Babele, la storia della salvezza, Abramo, arriva Cristo, arriva il tempo della redenzione, ok? Quindi questo è il quadro generale. Quindi quando noi parleremo dell'uomo dobbiamo vedere primo l'uomo come è in se stesso, secondo l'uomo in se stesso come era stato posto da Dio nella condizione di natura integra e terzo come era la condizione di natura decaduta, sapendo che noi siamo in questa condizione e la nostra natura decaduta peggiora tanto di più, quindi stiamo messi tanto peggio, quanto più stiamo messi male con tutto quello che siamo andati vedendo nelle prime puntate
il male ricevuto, le ferite ricevute, il male fatto, tutto quello che ci è successo nella nostra esistenza, quindi tutto quello che siamo andati vedendo, perché è in questa situazione poi che si inserisce quello che fa il Signore con chi lo accoglie, cioè torniamo al punto di partenza. La fede non è una cosa che facciamo qualche rito religioso ogni tanto, vabbè, siamo in Italia, devo battezzare mio figlio, e come no, è che non lo battezzo, è per carità, cioè, d'accordo? Morto mio padre, che faccio? Non lo porto a chiesa al funerale, ma certo, cioè, che stiamo scherzando, insomma. Quindi, per carità, meglio che niente, questo è qualcosa, ma la fede non è questo, eh. Questo non cambia la vita di nessuno. Il nostro Signore è venuto, l'abbiamo visto la volta scorsa, a salvarci, vuol dire che stiamo nei guai e vuol dire che la sua presenza ha una capacità, come dire, salvatrice. Dio è il salvatore dell'uomo, attenzione, di ogni uomo e di tutto l'uomo, della sua psiche, della sua sensibilità, dei suoi sentimenti, della sua storia, di tutta la sua esistenza. Allora, c'è Dio che è puro spirito, ci sono puri, puro spirito, attenzione, puro spirito eterno ed increato e immortale. I puri spiriti che Dio ha fatto somigliano a lui, ma sono entità creati, quindi sono esseri creati, anche se sono a un grado di perfezione notevole. Tra gli altri esseri creati, capaci di Dio in forza della parte superiore di se stessi che hanno, che sono le potenze razionali o spirituali, come vedremo, sono gli esseri umani. Gli esseri umani che cosa hanno? Sono esseri spirituali, non siamo, ma fusi con la materia. Noi siamo, come si dice abbastanza frequentemente oggi in teologia, spiriti incarnati. Un tempo si diceva, preferibilmente, una unione sostanziale tra anima, la nostra parte spirituale, e il corpo, che è il nostro essere. Noi siamo fatti così. Sotto di noi c'è il regno animale, d'accordo? Il regno animale si distingue da noi, pur avendo molte cose in comune, per il fatto che gli animali non hanno un'anima spirituale creata direttamente da Dio, capace di lui e dotata delle facoltà superiori. Gli animali non hanno una libera volontà, non hanno una intelligenza, se non nelle forme rudimentali, grezze, proprie degli esseri minori, in forza di quella che un tempo chiamavano la parte inferiore dell'anima, dove ci sono i sensi interni, i sensi esterni, che costituiscono la sensibilità, e le potenze dell'irascibile e del concupiscibile che costituiscono la sensualità. Adesso le vedremo bene tutte queste cose. Ok, sotto gli animali c'è il regno vegetale, queste altre cose insomma sono abbastanza più accessibili perché rientrano nella nostra esperienza. Sotto il regno vegetale c'è il mondo della materia, come dire, la chiamiamo inerte, d'accordo? La chimica usa le terminologie di organica e di inorganica. Ok? Queste sono le cose che ci stanno. Allora, quello che abbiamo è che l'uomo, questo l'abbiamo già visto, lo chiamavano i padri un microcosmo, cioè gli angeli sono superiori a noi, ma gli angeli non hanno nulla a che fare, diciamo così, con il mondo materiale, perché loro stanno fuori. Dentro il mio, come dire, dentro il grado di essere dell'essere umano, come dire, Dio ha racchiuso, ecco perché la Genesi dice, quando ha creato l'uomo, è una cosa molto buona. Allora, noi siamo inferiori agli angeli, però, infatti il verbo è diventato uomo, non è diventato angelo. Ed è questa, a quanto pare, la cosa che ha fatto imbestialire Lucifero. Ed è questa la causa della sua rabbia contro tutti gli altri esseri umani. Ma perché è diventato uomo? Perché in me, essere umano, in te, essere umano, in ogni uomo,
tutti i gradi di essere usciti dal pensiero creativo di Dio sono contenuti, perché invece il grado spirituale, che ce l'hanno anche gli angeli hanno un intelletto, anche gli angeli hanno una volontà, sono liberi come me, ma non hanno la materia. Io però ho anche le facoltà, come dire, che hanno gli animali, c'ho i sentimenti, c'ho le passioni, c'ho la sensibilità, c'ho i cinque sensi, c'ho le facoltà nutritive, io cresco come crescono le piante e dentro di me c'è proprio anche la materia, insomma, no? Anche la materia, insomma, quella che non è molto molto sensibile, no? Cioè, quando mi vado a tagliare i capelli, io non parlo da scienziato, adesso attenzione, qui sto facendo un discorso filosofico-antropologico, quindi, ma quando ci tagliamo i capelli noi non sentiamo dolore, quando ci tagliamo le unghie non sentiamo dolore, no? Ecco, quindi tutti i gradi di essere sono contenuti nell'essere umano. Quindi il verbo che si è fatto uomo. E Don Scoto anche su questo aveva visto meglio di San Tommaso d'Aquino, non solo sull'Immacolata Concezione, ma sull'incarnazione anche. Lui era convintissimo, e io anche, che il Verbo si sarebbe fatto carne anche se l'uomo non avesse peccato. Anzi, soprattutto, questo sarebbe stato il piano A. Cioè, e perché? Perché unendo il microcosmo che è l'uomo alla sua persona divina, Dio avrebbe praticamente preso tutto ciò che aveva creato in tutti e lo avrebbe portato alla massima unione possibile, immaginabile con la divinità, cioè che essere unito ipostaticamente proprio come nella persona del Verbo, del Figlio di Dio, sarebbe stato un tripudio, ragazzi, veramente da paura, spettacolare, meraviglioso. D'accordo? Purtroppo abbiamo dovuto mettere in campo il piano B, abbiamo, nostro Signore, insomma, noi ci spieghiamo queste cose esattamente secondo il nostro modo di parlare, no? Quindi, vabbè. Allora, questo deve essere un quadro, diciamo così, di riferimento chiaro. A completare, vabbè, sì, completiamolo subito. L'opera della redenzione che Gesù è venuto a fare, perché noi non ha trovato l'umanità così perfetta come doveva essere, ma l'ha trovata decaduta. Cosa scrive San Paolo? Lui ha preso un'umanità, attenzione, riportata allo stato puro, quindi perfetta, però attenzione, ha preso una carne, dice San Paolo, simile a quella del peccato e in vista del peccato. Come vedremo, non so se oggi o nella prossima puntata, l'uomo nello stato di natura integra era non soggetto alla sofferenza, non soggetto alla morte. Gesù ha sofferto ed è morto, certamente ha sofferto non per cause naturali, a Gesù non gli veniva l'influenza, ha sofferto a causa della cattiveria degli altri, ma in quanto innocente lui poteva e doveva per certi aspetti sottrarsi, non c'era nessun diritto di subire queste cose, ma le ha volute subire per noi. È morto di morte violenta per la nostra salvezza. Tutto quello che la Chiesa insegna a proposito dell'assunzione di Maria Santissima, comunque si inquadri il momento del passaggio della Madonna, anche qui c'è una controversia non ancora, come dire, districata da provvedimenti del magistero che hanno volutamente lasciato aperta la questione, quindi è morta, non è morta, è stato un piccolo sonno estatico, è stata direttamente portata in cielo senza passare per la dormizione, ci sono varie posizioni. In ogni caso la Madonna non ha subito la corruzione, d'accordo? Quindi non ha vissuto la morte così come la vivremo tutti noi. Questo sia chiaro, appunto perché anche la Madonna è ritornata, è venuta sulla terra ed è stata creata in uno stato di natura integra. Gesù è venuto a compiere la redenzione. Che significa la redenzione? La redenzione significa ridarci la possibilità di percorrere un cammino che ci liberi gradualmente da tutto quanto, da larga parte del male di cui siamo circondati, non però da tutte le conseguenze di esso. Questo Dio non l'ha fatto. La morte, le prove, le malattie, le sofferenze che caratterizzano la vita terrena rimangono.
Quando ci sarà la liberazione anche da queste cose, quando la redenzione sarà perfettamente compiuta nel genere umano, quando con la parusia di nostro Signore e con la risurrezione della carne. Questo è quello che... Anche qui, cioè, immaginate tutte quante le informazioni che sono arrivate, cioè, veramente tante, cioè, che effetto ti fanno? Cioè, tu che cosa pensiamo di queste cose? Cioè, i martiri sono morti per queste cose, sono morti di morte violenta. Cioè, capite? Cioè, pensiamo che sono favole? Pensiamo che sono leggende? Pensiamo che sono folle? Pensiamo che sono storie? Pensiamo come pensano in molti, ma cioè, pensiamo anche, io da mo' che sto dicendo tante cose, l'ho dette anche ai miei fedeli, spero che si comprenda bene il senso, no? Un momento come quello che l'Italia ha vissuto, l'Italia non soltanto l'Italia, il mondo sta vivendo con questa ancora perdurante pandemia, quindi dove lo spauracchio della morte circola, insomma, tutte queste cose qui, tutto quello insomma che conosciamo benissimo, no? Ma io mi chiedo, entrano in causa tutte quante le cose di cui abbiamo parlato questa sera o no? Secondo me sì. Cioè, se uno affronta una prova del genere con questo bagaglio di fede, non è che fa l'incosciente o lo screanzato, ma la vive diversamente, figlioli miei cari. Cioè, per noi cristiani, lo abbiamo visto in un altro ciclo di catechesi che sto facendo, che è sulla Santa Dottrina Cattolica, abbiamo visto il quinto comandamento. La vita fisica e biologica è sacra, d'accordo? Ed è inviolabile. È Dio che decide quando comincia una vita e quando finisce una vita, non l'uomo, d'accordo? Per cui aborti, eutanasie non si fanno, d'accordo? Questo si approfondisca poi in quella serie che il Catechismo della Chiesa Cattolica è meraviglioso. Però attenzione, la vita sulla terra per noi non è un assoluto. Non è un assoluto. I santi, per carità, si offrivano al Signore dicendo: Signore, voglio farmi tutto il purgatorio sulla terra, voglio servirti, voglio darti gloria quanto più possibile, ma se morissi stasera, supposto che abbia già riparato tutti i peccati che devo riparare, che ti ho dato tutto l'oro che devo dare, ma io ci metterei 40 firme. Che pensiamo noi di questo? Che pensiamo se sorella morte non facciamo gesti apotropaici, ma dovesse bussare questa notte alla porta della nostra casa? Sto pensiero ti agita? Ti turba? E perché? Eventualmente. Cioè, la fede vissuta è una risorsa impressionante, straordinaria. Cioè, anche gli eroi, tra virgolette, della società civile hanno fatto tutto quello che hanno fatto perché ci credevano. Anche le grandi nefandezze nel corso della storia, anche le brutte cose che sono state fatte. Quanta gente ha creduto sinceramente, dandogli credito nelle ideologie che hanno dato luogo agli opposti regimi totalitari. Pensavano che quella fosse la soluzione dei problemi di tutta quanta l'umana società, in un modo o in un altro. Quelli ci hanno creduto, sono sbagliati certamente, ma ci hanno creduto. E in forza di quello che hanno creduto, ma quanti sacrifici hanno fatto? Ma che cosa sono stati capaci di fare? Cioè, le cose in cui crediamo sono la molla della nostra esistenza, sono la vita della nostra esistenza. Se tu ci credi veramente, ma tu sei pronto a fare qualunque cosa per le cose in cui credi, se ci credi veramente. Ripeto, noi abbiamo fiumi di martiri. Io consiglio sempre la lettura del martirologio. Io lo leggo il martirologio, quando vedo certe cose dico: Signore mio, tienere la mano sulla testa, io non sarei mica buono a passare tutte quante le tormenti atroci che hanno vissuto alcuni nostri padri e madri nella fede, ma delle cose allucinanti, amici miei, pazzesche. Cioè,
Io delle volte quando leggo, io ci sta il martirologio, il penultimo di quelli che è stato approvato, quello del 62, dove si è mantenuto uno stile abbastanza realistico, nel senso come era un pochino più antico, no? Nel senso che non troppo, però alcuni dettagli di alcuni martiri sono descritti. Nell'ultimo uscito sono stati un pochino sfumati. Diciamo un po' che, se mi si passa una battuta, no? Il martirologio 62 somiglia alla passione di Mel Gibson, d'accordo? L'ultimo martirologio somiglia a Gesù di Nazareth di Zeffirelli, un pochino più. Cioè, quindi il problema però è che, con tutto il rispetto, la passione di nostro Signore Gesù Cristo, rispetto a quello che ha fatto vedere Mel Gibson, è stata molto peggio. Qualcuno si è scandalizzato, si è strappato le vesti, ha detto: ma che è sta roba qui, sta carneficina, sta mattanza? Ma le cose sono andate molto peggio. Io ho letto tantissime storie di sante e mistici e mistiche che hanno visto la passione, ma la passione di Mel Gibson è una rappresentazione non molto lontana dal verosimile, ma è molto peggio. Io leggendo il martirologio dico: Signore mio, io, cioè, forse i martiri, sicuramente tu combatterai con loro e per loro, gli darai una forza straordinaria. Io, se soltanto ci penso, mi sento male. Ti voglio tanto bene, cioè, credo di chiederci tante cose, ma ce la farei io a fare questi eroismi, a soffrire questi tormenti per te e per la fede? Cioè, vorrei tanto potercela fare, ma mi sono terrorizzato solo al pensiero. Ve lo confesso proprio candidissimamente, che sono delle cose atroci, ma questi l'hanno fatto. È la forza della fede e la forza dell'amore. Allora, capiamo quanto è importante, no? Allora, veniamo adesso. L'uomo, alcune cose le sappiamo già. Abbiamo visto nella puntata precedente la cosa veramente spettacolare, il gioiello che c'è in noi, la perla preziosa. Quella di cui va in cerca nostro Signore. Cos'è la perla preziosa? Sei tu la perla preziosa. Sono io. E lui ha dato tutto, l'abbiamo visto la volta scorsa, lui darebbe tutto anche per una sola perla preziosa. È un'anima. Un'anima. L'anima è quella parte di noi spirituale, incorporea, immateriale, che viene da Dio. Direttamente da Lui. Non viene da papà e da mamma. Se non ci avessimo questa, noi saremmo né più né meno che animali. D'accordo? Ecco. Questa gemma preziosissima. Questa gemma preziosissima, capace di godere di Dio stesso, è dotata, insegna la teologia e la tradizione cattolica, di alcune facoltà o potenze spirituali. Ok, che sono? L'intelletto, la capacità di comprendere, la capacità di formulare concetti, di penetrare dentro l'essenza delle cose. È grazie all'intelletto che noi parliamo. Se non ci avessimo l'intelletto, non parleremo. Oh, poi c'è la cosa più preziosa che noi abbiamo, e che è quella da cui tutto dipende. Lei stessa dipende dall'intelletto, perché lei si muove generalmente in base alle conoscenze, d'accordo? Che l'intelletto gli dà. È la volontà. La volontà è la facoltà spirituale per mezzo della quale noi prendiamo delle decisioni. Facciamo una cosa piuttosto che un'altra. Aiutati anche da un'altra risorsa, che è spirituale, ma questa è condivisa, anche se in maniera proporzionata, anche dalle forme minori di essere, e lo vediamo, che è la memoria. Se tu a un cagnolino gli fai una carezza, quello se lo ricorda per tutta la vita, se lo ricorda. D'accordo? Quindi la memoria
Infatti, i classici la distinguevano in memoria sensitiva e memoria spirituale. Non entriamo troppo in queste cose qui, no? L'insieme di queste tre facoltà, d'accordo, si chiamano appunto facoltà perché l'anima non si identifica con esse. Io non sono la mia intelligenza, io non sono la mia volontà, io non sono la mia memoria, ma la mia anima opera, vive, si esprime, compie gli atti, pensa, riflette, si relaziona fondamentalmente, principalmente attraverso queste tre facoltà regine. D'accordo? Queste tre facoltà, soprattutto l'unione dell'intelletto con la volontà, ci dà quel dono meraviglioso e che costituisce il distintivo dei figli di Dio. Figli di Dio in senso ampio, non in senso stretto, non di battezzati. Così erano gli angeli, così siamo noi. Molta gente si chiede: ma perché Dio, ha permesso agli angeli e agli uomini di peccare? La risposta che possiamo darci in questo mondo è una sola, una. Ed è la risposta, a mio avviso, se ce ne saranno altre nell'altro mondo, benissimo. Allora, come dire, se Dio avesse voluto, cioè se Dio vuole creare qualcuno che è sua immagine e somiglianza, Dio è l'essere libero per antonomasia. Dio non è costretto e necessitato da niente e da nessuno. Ecco perché la custodia della libertà, mettetemi insomma, è un valore, a mio avviso, primordiale, d'accordo? Perché è un bene che Dio stesso garantisce, tutela. La libertà, il rischio della libertà, sappiamo benissimo, è stata la dannazione eterna per Lucifero e gli amici suoi e della possibilità della dannazione per gli esseri umani. Ma Dio non è possibile, cioè, allora, o Dio non creava qualcuno a immagine e somiglianza sua, cioè faceva tutti quanti animali. Gli animali non sono realmente liberi, non hanno una reale libertà. Gli animali agiscono in base agli istinti. Noi no. Noi possiamo essere dominati dagli istinti, e questa è una delle condizioni che dipendono dal disordine in cui siamo piombati, ma noi possiamo anche dominargli gli istinti. Per chi la segue, do appuntamento alla prossima catechesi del ciclo La Sana Dottrina Cattolica, quando si comincerà a parlare del sesto comandamento. Gli istinti ci dominano o gli istinti li dominiamo? Li possiamo dominare noi o no? Possiamo noi, in quanto esseri umani, accettare che la nostra vita sia dominata dagli istinti? Punto interrogativo. Anche quando questi portassero a degradazioni di ogni sorta? Punto interrogativo. È una cosa bella. Quindi noi siamo liberi perché siamo immagine di Dio, però qual è il problema? Solo Dio sa esercitare la libertà in maniera perfetta, senza errore, perché Dio è Dio. Ogni essere creato, compresi gli angeli, per quanto perfetti sono, è un essere limitato. Per cui non è strutturalmente perfettissimo. Deve rimanere legato e collegato con la fonte della perfezione perché nell'esercizio della sua libertà non si sbagli. E sia la prova degli angeli che la prova degli uomini, qualunque essa sia stata, ci sono tante ipotesi sia sull'una che sull'altra, io so benissimo quelle che mi sembrano verosimili, ne ho anche parlato e forse ne riparleremo, sia per gli angeli che per gli uomini, ma il minimo comune denominatore è: tu devi scegliere di rimanere con me. Puoi non farlo. Non farlo è la fine, ma se noi non potessimo farlo, non saremmo realmente liberi. E se non fossimo liberi, non saremmo immagine di Dio. E se non fossimo immagine di Dio, noi non saremmo capaci di goderlo. I gattini che ho dentro casa sono tanto belli, ma tra 15 anni, 20, gli auguro di campare il più lungo possibile, la loro vita cesserà. La loro anima non vedrà Dio.
C'è molta gente che si chiede, ma in paradiso ci saranno gli animali? Posso dire la mia? In paradiso gli animali ci staranno certamente, ma non perché loro godono di Dio, ma perché sono perfezioni create dove c'è una scintilla di quello che Dio ha fatto e che saranno godibili e fruibili come gloria accidentale da tutti. Probabilmente se ci saranno, loro godranno sicuramente di più, staranno meglio rispetto a questa valle di lacrime, ma godere di Dio e di quello che Lui è, gli animali non lo possono, non lo possono, questo è proprio sicuro, questo qui. Loro non lo possono godere come lo potremmo godere noi. Perché? Perché non sono immagine e somiglianza di Dio. E non essendo immagine e somiglianza di Dio, non hanno la libertà, non hanno la possibilità. I miei gatti, i miei, dico miei, io li lascio molto molto liberi, i nostri animali sono più obbedienti di noi, loro obbediscono a Dio, sempre. Tutto quello che noi vediamo intorno a noi, il sole, la luna, le stelle, il mare, i pesci, le piante, sono tutti quanti obbedientissimi all'Altissimo. Tutti quanti, nessuno sgarra. Cioè, i disobbedienti siamo noi. La vergogna della creazione siamo noi. Perché siamo gli unici che possiamo disobbedire, dobbiamo anche dire, spezzare questa lancia a nostro favore, perché tutti gli altri sono programmati. Sono come un computer, se mi si passa questa espressione, non possono distaccarsi, un computer non può mica distaccarsi dal software per cui è stato progettato. Un computer è quello, fa quello che gli dico io, punto e basta, se lo so usare, sei d'accordo? Se no, comunque sia, è fatto così, noi no. Allora, questa parte è più bella, ci fermiamo qui oggi, dopo andiamo dovrò fare un'altra puntata per questa cosa qui, però io ritengo che queste cose siano importantissime perché noi, e concludo, cioè stiamo facendo un percorso che ci deve portare a vivere, veramente, e soprattutto a fare delle scelte. Quindi io con chi sono io, per Dio la volta scorsa, chi sono io in me? Cioè, capite che significa, no? Cioè, se la parte più nobile di me è l'intelletto e se io sono una persona libera, io non diventerò veramente uomo se non imparo, punto primo, a far funzionare bene l'intelletto che Dio mi ha dato. Gli uomini non lo fanno funzionare bene, perdonatemi, eh. Far funzionare bene l'intelletto non significa di prendere soltanto quattro lauree e diventare grandi dottori, queste sono cose certamente fantastiche. Ma l'intelletto deve funzionare bene anche su altre questioni, per esempio sulle questioni etiche, per esempio sulle questioni esistenziali, per esempio sulla conoscenza di Dio, sull'intellezione delle verità della fede. Capite? Se questa è la parte più importante di me, io dovrò imparare a fare i conti seri, a prendermi responsabilità, a ricordare che io sono una persona libera. La libertà la devo difendere, ma devo anche imparare ad esercitarla in maniera adeguata, ad esercitarla bene. Se ho imparato fin dai tempi dei miei progenitori che se io non rimango stretto con il Signore, io mi sbaglio e combino guai, allora io capirò anche il senso delle parole di Gesù quando va a dire: se rimanete miei discepoli, se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Che significa questa cosa? Ma io non sono già libero, cioè io non conosco la verità e faccio come mi pare. Attenzione, fare come ti pare è una manifestazione della libertà che si chiama libero arbitrio. Ma ti puoi anche andare a fare male facendo questo. Essere liberi significa imparare ad usare sempre e in bene la libertà che Dio ti ha dato, significa scriverti una vita felice, questa è un'altra cosa. Continueremo la prossima volta, spero di ricordarmi, mo me lo segno, il punto in cui sono arrivato, in modo tale che posso riprendere il discorso e continuarlo dalla prossima puntata. Grazie per chiunque ha voluto seguire, alla prossima, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga.